Ho ereditato questo dagli indiani, no, perché è stata tutta improvvisazione, No, quindi. no, è tutto. Allora, gli indiani c'è questo, che succede? Che loro studiano delle, mettiamo, sacre scritture, no? Poi quando parlano, automaticamente il tuo linguaggio, anche se è spontaneo, nel fluire della situazione, quindi lo riadatti alla situazione, però deriva da quelle scritture o da quelle note. Soprattutto i musicisti studiano, come si chiamano questi? I bhajan, che sono praticamente dei canti indiani 7.000 anni fa, che sono tutti improvvisati, sono sempre sul momento, però si rifanno a quelle melodie arcaiche, capito? E così ho avuto la fortuna nella poesia, nella mia letteratura, di scrivere testi, testi e testi, ma di averli sempre vivi dentro di me. Quindi in base alle situazioni Salgono. li salgono e li adatto, perché per esempio adesso abbiamo citato i Maya e c'è molto importante questo quadro che è il giaguaro. Giaguaro Il serpente. giaguaro, perché l'eucalipso di venire. E Il grande maestro Antù. la pittura è il silenzio illimitato dell'unità del vuoto. Silenzio illimitato dell'unità del vuoto. Grande. Siamo qui a Teramo in Zoom video. Che ringraziamo la Super Vale, che qualcosa. No, grazie per questo fantastico incontro con Mario Lamberti e Marco Dubbio. Uniti, la rete, la La rete, rete, la la rete sorpasserà le rate. A questo, lo puoi montare dopo? No, non ho tempo, però. No, lo vedi prima, ragazzi. Allora faccio un'altra. Aspetta, intanto. Brevissima. Ah sì, missione Ciulele, così un passaggio Sì, dove siamo. passaggio, passaggio. Dai. Questo fallo un piccolo. Spegnilo. Siamo Ah, tanti. aspetta.